L'altra cosa importante è che conseguenza ha questo tipo di visione per la cooperazione, per esempio. Secondo me c'è una visione, questa è una visione che cambierebbe moltissimo il modo di agire di molte organizzazioni. Io, nonostante tutti mi dicono che questa cosa è ormai passata all'interno della società civile italiana, io vedo ancora i progetti basati su questo, gli regaliamo un pozzo o gli facciamo, cioè voglio dire, tutti i progetti si basano su questo tipo di azione. Il problema è fra il dire e il fare. Cioè, molte organizzazioni dicono, no, ma io certo tengo conto di questo, relazioni sociali, sì, cosa, però alla fine ci hanno in mente questo. Dicono questo, ma ci hanno in mente questo. Se io faccio questo, viene fuori la soluzione, se non faccio questo, non c'è la soluzione. La soluzione non è sempre la merci 1, potrebbe essere la merci, potrebbe non esserlo. Io innanzitutto devo capire qual è la soluzione. E allora, conseguenze importanti. Primo, la soluzione non è sempre la merci. Secondo, la soluzione non è mai la stessa. Non per tutti i paesi, né per tutti i villaggi, né per tutte le persone. Perché quando io ho in mente la bicicletta la posso dare qua, la posso dare in Congo, la posso dare in Vietnam, è la stessa soluzione per tutti, come viene il giustamento strutturale. Quando io faccio questa analisi della singola persona, io sto pensando alla soluzione per quella persona, per quel gruppo sociale, per quella famiglia, per quel villaggio, che non so se è la merce oppure non è la merce, e soprattutto che non è la stessa per le persone, non è la stessa per i villaggi, non è la stessa per i paesi. Perché questa analisi qua mi dice quella persona quale tipo di privazione soffre. Vi faccio un esempio concreto, come per farti capire quale in molti casi è il problema non materiale delle merci, no? Allora, abbiamo fatto un'indagine usando questo approccio qua per gli immigrati della zona San Paolo, dove siamo noi. Abbiamo intervistati, abbiamo fatto un questionario in cui abbiamo capito, non gli abbiamo chiesto niente di questo, gli abbiamo chiesto tutte queste cose qua. Abbiamo trovato una cosa banale, però per dirti, abbiamo trovato sostanzialmente che loro non c'avevano problemi di questo tipo importanti e che molto spesso quello che non riuscivano a fare, avevano una serie di privazioni, no? Per esempio, per quanto riguarda la salute, non riuscivano a curarsi. Loro avevano problemi a curarsi, cioè non avevano la possibilità di accedere alle cure e quindi avevano problemi di salute. Soffrivano di alcune malattie banali perché non riuscivano a curarsi. Noi siamo risaliti, stato di salute, come stai? Lo stato di salute, gli abbiamo chiesto che malattie aveva, abbiamo visto che c'erano certe malattie, abbiamo cercato di capire perché avevano quelle malattie. Allora, quelle malattie, molto spesso loro ce l'avevano perché non avevano... non si curavano, e poi abbiamo scoperto perché non si curavano, perché il reddito loro era non troppo basso. Il problema è che quelli che stavano peggio in salute erano quelli senza permesso di soggiorno e non si potevano curare perché non avevano il permesso di soggiorno. Quella è una soluzione che non è mercantile al problema. Dare permesso di soggiorno alle persone, tira fuori dalla povertà senza passare per le merci, esempio. Quindi questo approccio qua ci manda sui diritti. Per esempio, i diritti molto spesso, vuol dire il diritto all'acqua, alle merci, attenzione, i diritti molto spesso non riguardano le merci. Poi naturalmente io non sto dicendo che le merci non ci servono, io col pennarello in mano e alla mano lo faccio dire che le merci non ci servono. Le merci ci servono, il problema è come trovo le soluzioni e da quale punto di partenza, da quale ottica io parto per trovare le soluzioni. Il problema è che io per esempio ho visto che se i progetti di sviluppo li fa un agronomo, beh, gli va sempre a regalare sementi fertilizzanti, se li fa gli ingegneri gli fa sempre una casa, una scuola o una strada. Perché? Io vedo nell'ONG dice, c'è un agronomo, ha fatto qua un piano di irrigazione, adesso gli porto la pompa, le cose agli ingegneri, noi abbiamo fatto una così, questa soluzione alla casa, abbiamo costruito, perché noi ci abbiamo in mente soltanto quel tipo di cose lì e diamo le stesse soluzioni a tutti quanti. La questione dei bisogni, ecco, alcune organizzazioni dicono sì, ma noi in realtà facciamo analisi dei bisogni. Quello è un problema, perché certamente non stiamo parlando di merci, però anche l'analisi dei bisogni c'ha un sacco di trabocchetti. Perché purtroppo è facile tradurre, vi ricordate l'approccio dei basic needs degli anni 70? Qualcuno di voi che l'ha letto? I basic needs, bisogni di base, era un elenco di merci alla fine, perché si traduce molto spesso in un elenco di merci. Io la maggior parte dei progetti che vedo sui fatti con i bisogni di base dice di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di
tre sussidiari, hanno bisogno di quattro pacchi di penne, hanno bisogno, i bisogni si traducono molto spesso in merci, perché l'analisi dei bisogni sposta l'attenzione dalla merce al bisogno, e questa è una cosa molto importante. E poi però subito dopo il secondo passo che fa non guarda il tipo di vita delle persone, ma guarda che bisogno hanno le persone. Ah, gli manca la casa, gli manca la bicicletta, gli manca il vestito, gli manca, e quindi poi i progetti sono fatti sempre, si ritorna a questo punto. Poi, siccome sto parlando veramente troppo rispetto a quello che ho detto, vi dico il terzo punto e poi mi smetto. Terzo punto: quando parlo di merci, ma quando parlo anche di bisogni, c'ho in mente anche un altro modello che è molto negativo, che è il modello del paziente. E cioè c'è una persona, supponiamo, ammalata, arriva un medico e gli dà una cura, soprattutto gli dà delle medicine, va bene? Il paziente ascolta il medico gli trova il malanno, gli dà la cura e lui poi con questa cura dovrebbe guarire. La cura sono molto spesso dei farmaci, prescrizione. Beh, l'economista e alcune organizzazioni che lavorano sul campo lavorano un po' così, fanno l'analisi dei bisogni, gli prescrivono la cura. L'aspetto importante invece da capovolgere è anche chi è che risolve il problema. Il problema glielo risolvo io dandogli la pompa per irrigare il campo, per tirare sull'acqua? Siamo nelle merci sempre, no? Se invece ci spostiamo da questo asse qua, che è l'asse dell'avere, le persone hanno merci, a questo asse qua, che è l'asse dell'essere, le persone sono in buona salute, le persone sono inserite nella comunità, le persone sono realizzate, quindi richiamo una cosa un po' di Fromm. Se ci spostiamo dall'asse dell'avere all'asse dell'essere, noi dobbiamo capire come questa persona riesce con le sue capacità a risolvere il suo problema. Non ho mai detto che le merci non ci servono. Io sono schiavo del mio computer, per esempio. Allora, non ho mai detto questo. Anche per i poveri, il latte. Ma chi è che non gli vuole dare il latte ai poveri? Figuratevi. Cioè, non è questo il punto. Però io credo che qua dobbiamo fare un chiarimento sul livello teorico per distinguere due cose. Allora, se io ho una persona che ha una potenzialità, perché potrebbe svolgere una certa attività che lo metterebbe in grado di ottenere il latte senza avere la beneficenza o la carità, è un conto. Se questa persona per qualche motivo non è in grado di farlo, io gliene devo regalare tutto quello che ha bisogno. Non stiamo parlando delle persone che non possono farlo, però il 99% dei poveri nel mondo sono persone in realtà che hanno un grandissimo potenziale inespresso, e cioè sono perfettamente in grado, messe in condizioni giuste, di procurarsi tutto quello che hanno bisogno da sole, senza che noi gli facciamo analisi dei bisogni. Il problema è proprio quello: trovare per loro il modo attraverso il quale da soli si comprano il latte o se lo producono. Ma regalargli il latte, secondo me, è sbagliato. La beneficenza e la carità non sono lo sviluppo, questa è la mia idea. Allora, l'analisi della povertà molto spesso, infatti i miei colleghi che non si occupano di povertà mi sfotto e dicono: ah, tu ti occupi di carità. Io non mi occupo di carità, perché la povertà non è fare la carità o decidere quanto latte dare alle persone che ne hanno bisogno. Il problema è capire quella persona come fa da sola a procurarsi quello di cui ha bisogno. Per cui l'analisi dei bisogni, da questo punto di vista, io non la vedo importante, perché io voglio fare l'analisi invece delle potenzialità di quella persona. In quel contesto, in quelle condizioni, quella persona come esce fuori dalla povertà? Io penso che pochissime organizzazioni fanno questo lavoro qui. Pochissime, io ne conosco pochissime, poi magari mi sbaglio, poi vi fate la lista delle organizzazioni, pochissime. Io sto parlando di tutte le organizzazioni, nazionali, internazionali, governative, non governative, tutte, perché sto parlando anche di organizzazioni grandi. Io penso che molto spesso l'organizzazione, anche quando fa analisi dei bisogni,
cerca, c'ha in testa il modello del paziente, non il modello alternativo che invece è il modello dell'agente, cioè la persona che agenta il proprio sviluppo, che sviluppa le sue potenzialità nel contesto di riferimento, nell'ambito delle potenzialità di altro contesto di riferimento. E in questo caso per me lottare contro la povertà non significa capire quali beni e servizi hanno bisogno le persone e regalarglieli perché ne hanno bisogno e sono poveri, oppure dare i servizi gratis a tutti. Io sono contrario al reddito minimo, per esempio, lo dico subito, penso sia una sciocchezza grande come una casa. A meno che una persona non è in grado di procurarsi, a meno che una persona non è in grado di procurarsi da solo, reddito minimo, reddito di cittadinanza, tutte queste cose qui, io sono contrarissimo. Secondo me la sconfitta della lotta alla povertà, perché fammi finire la frase, perché questo significherebbe non capire perché quella persona è povera, dagli un contentino, dagli la carità e lui rimane povero, perché una persona che gli ha dato il reddito minimo rimane povero. Una persona invece che tu hai capito qual è il suo, diciamo, quali sono gli ostacoli. Ah, su questo vi cito una cosa di cui io sono innamorato, che è l'articolo 3 della Costituzione, secondo comma. L'articolo 3 della Costituzione ci dice cosa dobbiamo fare. Dice, chissà quale studioso francese, l'articolo 3 della Costituzione, il secondo comma, ci dice cosa dobbiamo fare. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, una cosa del genere. È quello di cui stiamo parlando. Dillo perché tu lo sai. No, va bene, è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo di ogni cittadino, della persona, non mi ricordo la frase precisa. Da cui parte l'assistenza sanitaria. Per esempio. Però è chiaro che già la parola assistenza, a me vengono i brividi, perché è così il punto, no? L'assistenza. Allora, è chiaro che alcune cose devono essere gratis per tutti, non la sto discutendo questo. Però l'approccio del reddito, della beneficenza, della carità, secondo me non è la lotta alla povertà, sono i cerotti. E mettiamo pure i cerotti, bah. Io su questo sono molto scettico. Credo invece nell'articolo 3 della Costituzione, che intravede bene il problema, prima ancora che ne parlasse Amartya Sen, che poi lui ha sviluppato questa analisi qua. E cioè le persone hanno un potenziale, le condizioni sociali e istituzionali limitano questo potenziale, la lotta alla povertà è sostanzialmente la individuazione degli ostacoli, dei blocchi sociali e istituzionali, o anche personali, anche individuali alcune volte, che impediscono il pieno sviluppo della persona. E una volta che io ho messo la persona in grado di superare questi ostacoli, la persona da sola deve uscire dalla povertà. Io adesso che sono a Nairobi, ho avuto la fortuna di stare in Nairobi, ho visto un sacco di seminari fatti dagli africani in cui loro hanno già in mente benissimo questo, perché loro non, la maggior parte delle organizzazioni che ho sentito di Nairobi hanno già in mente un approccio di questo tipo, anche se non lo chiamano così, perché loro non hanno questo feticismo delle merci, che è una cosa tipica occidentale. Siamo noi che siamo fissati con le merci, che mandiamo i nostri cargo, i nostri aerei pieni di merci.